L'11 luglio del 1899 a Torino, con un capitale di 890.000 lire, fu fondata la fabbrica italiana di automobili Torino. Nel 1911 l'azienda si cimentò nella costruzione di un autoveicolo specifico per battere il record mondiale di velocità, la Fiat 300 HP, record, un'auto da 28.353 di cilindrata e 290 cavalli di potenza, in grado di sfiorare i 300 km orari. Naturalmente la produzione civile fu pressoché completamente convertita ad uso bellico durante il primo conflitto mondiale. Infatti la Fiat 501 venne assemblata specialmente per il Regio Esercito. Alla ripresa produttiva post bellica nel 1919, l'azienda torinese presenta la Fiat 501 ad uso civile, di cui riesce a mettere sul mercato quasi 45.000 unità. Nel frattempo prosegue anche la diversificazione nel campo dei veicoli industriali dell'accessoristica, rappresentata dalla fondazione della Magneti Marelli. Due tra i modelli storici più importanti sono la Fiat Topolino e la Fiat Nuova Balilla 1100. L'ultimo prodotto anteguerra uscito nel 1938 fu la Miraglia Fiat 2800, che fu costruita a causa della Seconda Guerra solo fino al 1944. La Seconda Guerra Mondiale portò ad una drastica riduzione della produzione di autovetture. Infatti, gli impianti subirono gravissimi danni a causa dei bombardamenti. Molti veicoli e velivoli di produzione Fiat furono impegnati nella Seconda Guerra Mondiale. Tra i caccia possiamo riconoscere Fiat CR-25, Fiat CR-32, ribattezzato col nome di Freccia, Fiat CR-42 Falco, Fiat G50 e Fiat G55 Centauro. Fra i ricognitori, Fiat FC-20 e Fiat RS-14. Gli aerei da trasporto furono il Fiat G12 e Fiat G18. Fra gli aerei d'addestramento abbiamo il Fiat CR-30, ribattezzato con il nome di Asso. I veicoli terrestri della Fiat furono Fiat 2800, Fiat 2800 utilizzato per il trasporto truppe, Fiat 3000, Fiat 500, Fiat 508 CM, Fiat 508 M, Fiat 611 autoblindo, Fiat 611 C, Fiat 626, Fiat 665 MM protetto, Fiat 666, Fiat 727, Fiat Dovunque 33, Fiat SPA 36R, Fiat SPA 38R, Fiat SPA AS 37, Fiat SPA AS 42, Sariana, Fiat SPA AS 43, Fiat SPA AS 37, Fiat SPA TL 37, Fiat Terni Tripoli, Fiat SPA 25C, SPA CL 39, SPA Dovunque 35, SPA Dovunque 35 protetto, SPA Dovunque 41, SPA TM 40, SPA Biberti AS 43, Lancia 1Z, Lancia 3RO e tante altre ancora. La Seconda Guerra Mondiale fu il primo conflitto ad essere segnato dall'innovazione e l'introduzione di nuovi mezzi per la guerra, come il gas, i sottomarini, i carri armati e gli aerei. Quest'ultimi troveranno però un'applicazione sistematica e introduttiva nel corso del Secondo Conflitto Mondiale.